I had my tune and then I heard your tune and then I overcame my tune. So all I can hear now is the tune that you're singing. Ci sono varie melodie che gli vengono sulla mente e sente il mio melodia. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Oh,
I'm not afraid to die.
to do with our emotions. Questa sera parleremo su cosa fare con le nostre emozioni. So, as I'm sure you all know, Descartes said that the essence of existence is thought. Come vi mostrerò, l'essenza dell'esistenza, come diceva il filosofo Cartesio, è che l'essenza dell'esistenza è il pensiero. He said that he was trying to find out what was an essential truth, and he came to the conclusion that the essential truth is that I exist. Lui stava cercando l'essenza di una realtà assoluta e arrivò al punto di pensare che l'essenza assoluta era il pensiero. Che io esisto. And I exist because I can think. E io esisto perché posso pensare. But there may be something more fundamental than thought. Ma forse c'è qualcosa di più fondamentale del pensiero. And that is emotions. E queste sono le emozioni. I mean, for example, this plant exists. Voglio dire, per esempio, questa pianta esiste. But it doesn't have very many thoughts. Ma non ha tanti pensieri. But it does have feelings and desires. Ma sentimenti e desideri. Now, in civilized human society, we tend to be a little afraid of our emotions. Nella cultura civilizzata, noi siamo un po' paurosi riguardo alle nostre emozioni. We feel that life should be governed mostly by rational thought. Noi pensiamo che la vita deve essere governata prevalentemente dai pensieri razionali. We're generally trying to control our emotions. Di solito cerchiamo di controllare le nostre emozioni. One friend of mine just had her very very small baby just died. Una mia amica aveva un bambino che molto piccolo che ha lasciato il corpo, che è morto. In an accident. In un incidente. And she wrote me, I'm trying to remain sober and controlled. E mi disse, sto cercando di rimanere sobria e controllata. So this is often the mood in civilized society. Questo spesso è il mood, il sentimento nella civiltà civile. Control your emotions with rational thought. Controllare le proprie emozioni con un pensiero razionale. And in this way there'll be order and peace. E in questo modo ci sarà ordine e pace. Make decisions based on logic. Fare decisioni che si basino sulla logica. Because we figure that if we are ruled by emotions, we're not much different than the animals. Perché pensiamo che se siamo governati dalle emozioni non siamo molto meglio degli animali. We feel the criminals, they're just ruled by their emotions. E pensiamo che i criminali siano solo governati dalle emozioni. And then there's just chaos. Così c'è caos, ci sarebbe caos. And in fact, Krishna himself describes something like this in the Bhagavad Gita. E infatti Krishna descrive qualcosa di simile nella Bhagavad Gita. Now, it's very interesting the sequence that Krishna gives. Adesso è molto interessante approfondire la sequenza che Krishna dà. Of how somebody forgets their spirituality. Di come una persona dimentica la propria spiritualità. And becomes absorbed in materialism. E diventa assorto nel materialismo. He says it starts with thought. Dice che inizia da un pensiero. You start thinking about something. Inizio a pensare a qualcosa. I like that. Mi piace quello. I really want it. Lo voglio davvero. Now the it can be many things. Adesso può essere qualunque cosa. It could be a new pair of shoes. Può essere un paio di scarpe. Another job. Un altro lavoro. A person you want to have a relationship with. Una persona con cui volete avere una relazione. A certain way you'd like people to treat you. Un certo modo con cui volete che le persone vi trattino. A wide variety. Una grande varietà. But you start thinking, I really want that. Ma iniziate a pensare, voglio veramente quella cosa. And then the thought becomes an emotion. E dopo il pensiero diventa un'emozione. As
the thought stays and stays in the mind, pretty soon there's an emotion. Così come il pensiero sta e rimane nella mente, così veramente velocemente si trasforma in un sentimento. The emotion increases and increases until it becomes a desire. Questa emozione cresce, cresce, cresce finché non diventa un desiderio. I must have that. Devo avere quello. And then from that desire comes anger. E dopo da quel desiderio arriva la rabbia. Yet another emotion. Ecco ancora un'altra emozione. Why anger? Perché rabbia? Well, if we think of all the its that we've wanted. Ok, se pensate a tutte le cose che volete. Let's think of everything we've wanted in this world. Tutto quello che volete in questo mondo. Not just things. Non solo cose. Relationships. Relazioni. Activities. Attività. What percentage of them have we not gotten at all? Quale percentuale di questi desideri sono, non sono proprio possibili? Oh, everything we've desired. E non siamo riusciti a avere quanti, quanti desideri? Can someone suggest what percentage you did not get? Qualcuno può suggerire quale percentuale non ha avuto dei suoi desideri? Anybody? Qualcuno? 90%. Oh, that's sad. Il 90%. Oh, questo è triste. Somebody else? Qualcun altro? Yes, you. What percentage did you just not get it all? Quale percentuale non hai avuto dei tuoi desideri? 80%. 80%. Oh, somebody else. Ok, qualcun altro vuole dire la sua percentuale? You right here, the beautiful white shirt. What percentage did you not get? 50%. Okay, so now let's put those to the side. Ok, mettiamo tutto questo da parte. And think of all the things you wanted, everything you wanted that you did get. E adesso pensate a tutte le cose che avete voluto e che avete avuto. What percentage of those were disappointing? Quale percentuale delle cose che avrete avuto vi ha comunque non soddisfatto? You wanted it, you got it, and then you said. L'avete voluto, l'avete desiderato, l'avete avuto e poi. This wasn't what I really wanted. Avete pensato, ma questo è quello che veramente volevo? Okay, so what percentage of things are like that? Allora, quale percentuale di cose sono andate in questo modo? What would you say? 95%. 95%. Oh. Oh. And you? Yes. E tu? Quasi tu. 99. Somebody else. Qualcun altro? What about you? Me? Tu. Yes, you. Okay. It is very difficult to say. What do you think about? Dico in italiano, ma io tutto sommato penso che sono arrivato a un punto dove ho avuto tutto. Sarà molto presuntuoso, ma questa sensazione. You feel that is per lo stesso. Certain point di gallery is satisfied. He is satisfied. Yes. So nothing is dissatisfied you. That's pretty good. Yes, in some ways, like this. Okay, very good. Very good. You have a zero for that one. But, one you and one, the, you and the 99% person should kind of get together. Sì, 99%. Dovresti fare la media con chi ha il 99%. Okay, so let's put those aside. Okay, mettiamo anche questo da parte. Oh yes, what would you say? Ah. He said 100%. Oh no! Now you're out of the game. Adesso tu è un gioco. Okay, so let's put those aside. Okay, mettiamo questo da parte. And now you have what's left. Adesso vediamo cosa è rimasto. What you wanted. Che hai voluto. You got it. L'hai avuto. And it was perfect. È stato perfetto. Completely perfect. Completamente perfetto. I had a car like that once. Ho avuto una macchina.
una macchina così. It was a van. Era un furgoncino. It was a converted cargo van. Era un fatto per trasporto che era stato convertito. And the seats would go all the way down. E i sedili si mettevano giù. And it had screens in the windows. E c'erano i vetri vetri scuri. It was very easy to drive. Era veramente semplice guidare. Lots of room inside. Un sacco di cose dentro, spazio dentro. It didn't use much gas. Non consumava troppo carburante. That was perfect. Era perfetto. And one day my daughter and I were driving to the store. E un giorno mia figlia stava guidando verso un negozio. And some young man was late for work. E un uomo stava, un giovane ragazzo stava aspettando per, era in ritardo per lavoro. And he didn't stop for the stop sign. E non si è fermato nello stop. And that was the end of my perfect van. E quella è stata la fine del mio furgoncino perfetto. Okay, so of all the things that we want. Okay, quindi tutte le cose che noi vogliamo. We get. Le otteniamo. And they're perfect. Sono perfette. How many are temporary? Quante di queste sono temporarie? 100%. 100%. Tutte. So, how many things we want, we get, they're perfect, we keep. Quindi quante cose noi otteniamo, già vogliamo, otteniamo, sono perfette e rimangono con noi? Nothing. Nessuna. Therefore, our desires bring us anger and frustration. Per questo i nostri desideri portano poi rabbia e frustrazione. When we don't get it at all, we become angry. Quando non li otteniamo, diventiamo arrabbiati. When we get it and it disappoints us, we become angry. Quando li otteniamo ma non ci soddisfano, diventiamo arrabbiati. When we get it, it's perfect, and we lose it, we become angry. Quando li desideriamo, li otteniamo, sono perfetti, ma poi li perdiamo, diventiamo arrabbiati. Now, what's the source of all this problem? Quindi qual è la sorgente di tutti questi problemi? It's thinking that I need anything outside of myself. È pensare che ho bisogno di qualcosa, di qualsiasi cosa, al di fuori di me stesso. It's this illusion of being empty. È questa illusione di essere vuoti. And incomplete. E incompleti. And that I have to get something from outside of myself in order to become fulfilled. E quindi ho bisogno di prendere qualcosa da fuori di me in modo da diventare soddisfatto. So you can see why we are worried about these material emotions. Quindi potete vedere perché siamo preoccupati riguardo a queste emozioni. As soon as thoughts turn into emotions, turn into desires. Perché nel momento in cui il pensiero si tramuta in desiderio, in emozione e poi desiderio, we are at risk of becoming angry. Abbiamo il rischio di diventare arrabbiati. And in anger we lose our intelligence. E con questa rabbia perdiamo la nostra intelligenza. We forget everything. Dimentichiamo tutto. Spirituality goes far away. La spiritualità se ne va ben via. So we may think, well, let's just stop all the emotions. Quindi potremmo pensare, allora lasciamo e stoppiamo, fermiamo tutte le emozioni. But we really need to understand where these material emotions are coming from. Ma in realtà dovremmo capire da dove vengono queste emozioni materiali. As we said, they're coming from a sense of emptiness. Come abbiamo detto, vengono da un senso di vuoto. There was a famous Catholic theologian, Thomas Merton. C'era un famoso teologo cattolico. Thomas Merton. Yeah, and yeah. He said everyone has a God-shaped vacuum in their heart. E disse che ognuno ha un vuoto a forma di Dio dentro di sé. When we forget that we're in the heart. Okay, when we forget that we're spiritual beings. Quando ci dimentichiamo che siamo esseri spirituali. When we forget that we're connected to the spiritual whole. Quando ci dimentichiamo che siamo connessi con il tutto spirituale. We have this sense of need. Abbiamo un senso di necessità. And then we identify with this body. E quindi ci identifichiamo con questo corpo. And with the world. E con il mondo. And we think, in order to feel complete, I have to get the things of this world. E quindi pensiamo, in modo da sentirci completi, dobbiamo prendere qualcosa da questo mondo.
And this produces our material emotions and our material desires. E questo produce le nostre emozioni materiali, i nostri desideri materiali. Now, this is a very subtle and amazing point. Questo è un punto veramente sottile e incredibile. And this point is made in the Bhagavad Gita in the 5th chapter and also in the 13th chapter. E questo punto è stato elaborato nella Bhagavad Gita nel 5° capitolo e nel 13°. That not only are we spiritual beings, che non solo noi siamo esseri spirituali, that we are not this body, che non siamo questo corpo, but we are not really doing anything in this world. Ma noi non stiamo facendo proprio niente in questo mondo. We are simply an observer. Noi siamo semplicemente degli osservatori. It is something like watching a film. È come guardare un film. When you're watching the film, you identify with the characters. Quando voi state guardando un film, vi identificate con i personaggi. And you start to feel the emotions and desires of the personalities in the film. E iniziate a sentire le emozioni e i desideri dei personaggi del film. But they're not your emotions and your desires. Ma non sono le vostre emozioni e i vostri desideri. And they have nothing to do with you at all. E non hanno niente, proprio niente a che fare con voi. But if you want to enjoy the film, ma se volete divertirvi nel film, godere il film, then you have to enter into that emotions. Allora dovete entrare dentro quelle emozioni. If we want to try to enjoy matter, e se volete godere della materia, if we want to imagine that we are separate from our spiritual whole, se volete immaginare che siete separati dal tutto spirituale, then we become absorbed in the material identity and the material emotions. Così diventiamo assorti nei desideri materiali e nelle emozioni materiali. And the more we become absorbed in them, the more we forget our identity. E più diventiamo assorti in queste, più dimentichiamo la nostra identità. Again, these emotions are not ours. Ancora, queste emozioni non sono nostre. They're just that of the body and the mind. Sono solo qualcosa che riguarda il corpo e la mente. They're created by something called the modes of material nature. Sono creati da qualcosa che è chiamata i modi o l'influenza della natura materiale. Goodness, passion and ignorance. La virtù, la passione e l'ignoranza. They're like the three colors that create a film. Sono come tre colori, i tre colori che creano un film. And as these modes shift in our environment and our body, they produce various emotions and desires that are not ours. E come queste tre influenze si muovono nel nostro corpo e nella nostra mente, producono questi desideri e queste emozioni, che non sono nostre. Exactly like the director and the producer create emotions in the film that are not really ours. Esattamente come il produttore, il direttore di un film, crea e mette emozioni nel film che non sono nostre. Why? Because somebody wants to see a film. E allora perché qualcuno vuole vedere un film? So nature is creating. Nature is creating this illusion because we want it. Quindi la natura crea questa illusione perché noi vogliamo. Exactly like the directors and producers, they make a film because somebody wants to see it. Esattamente perché un direttore, un produttore crea un film perché qualcuno lo vuole vedere. So we might think, all right, I know what the solution is. Quindi noi possiamo pensare, ok, io so qual è la soluzione. Just be an observer. Semplicemente essere degli osservatori, which is what we are, che è quello che siamo, and stop all the emotions and desires, e fermare ogni emozione e ogni desiderio. Come to just thought. Arrivare solo al punto del pensiero. Never allow the thoughts to move to emotions. Non permettere mai al pensiero di muoversi verso un'emozione. Stay on the platform of thought. Rimanere nella piattaforma del pensiero. Or some suggest even a more radical idea. E qualcuno potrebbe suggerire una idea ancora più radicale. Stop thoughts also. Fermare anche il pensiero. Just come to the platform of existence without thought. Semplicemente entrare nella piattaforma dell'esistenza senza pensiero. So there are two spiritual realities like this. Così ci sono due realtà spirituali come queste. The spiritual reality of pure thought is called Paramatma. La realtà spirituale di puro pensiero è chiamata Paramatma. Paramatma means the supreme soul.
Paramatma significa l'anima suprema. Completely objective knowledge. Il completo oggetto della conoscenza. A neutral objective knowledge. La conoscenza oggettiva per eccellenza. Just thought. Solo pensiero. A neutral witness. Un osservatore neutrale. And then there is also just being without even thought. E poi c'è solo l'essere senza neanche pensare, senza neanche pensiero. This is called the Brahman. Questo è chiamato il Brahman. Just existence. Solo esistenza. Just light. Solo luce. Maybe little peace. Forse un po' di pace. But that's all. Ma solo questo. So sometimes people think that these two states are the ultimate goal of spirituality. E spesso le persone pensano che questi due piattaforme sono il fine supremo della spiritualità. Now they certainly will solve the problem. Sì, sicuramente risolvono il problema. If we become absorbed in Paramatma or in Brahman, we solve our problem of emotions and desires. Se diventiamo assorti nel Brahman e nel Paramatma, sicuramente risolviamo i nostri problemi con emozioni e desideri. But we create another problem. Ma creiamo un altro problema. Like if your house is dirty, così se la vostra casa è sporca and you burn down your house, e voi bruciate la vostra casa, you have solved your problem. Avete risolto il vostro problema. You don't have a dirty house. Non avete più una casa sporca. But now you have a new problem. Ma avete un altro problema, un nuovo problema. You have no house. Non avete una casa. So many times people try to solve their problems like this. Così molte volte le persone provano a risolvere i loro problemi in questo modo. Destroy it. Semplicemente distruggendo. It works all the time. E funziona sempre. It, destroying things always solves your problem. Distruggere le cose sicuramente sempre risolve il vostro problema. But it usually creates a new problem. Ma normalmente crea nuovi problemi. We don't want just existence. Noi non vogliamo solo esistenza. This chair is existing. Questa posizione dell'esistenza. It has, questa sedia esiste. It has no thought and no emotion. Non ha pensieri né emozioni. Do we want to be a chair? Vogliamo essere una sedia? I don't think so. Non penso questo. Maybe for a minute or two. Forse per un minuto o due. But not eternally. Ma non è eternamente. A computer can have thought. Un computer può avere pensieri. But it cannot have emotions or desires. Ma non può avere emozioni e desideri. Do we want to be a machine? Volete essere una macchina? Maybe for a few seconds. Forse per qualche secondo. But not forever. Ma non per sempre. We want our emotions. Noi vogliamo le nostre emozioni. Oh, they cause us so many problems. Anche se causano così tanti problemi. But without them we're not alive. Ma senza queste noi non siamo vivi. And therefore, in every civilized human society, e per questo in ogni civiltà umana civilizzata, we do two things. Noi facciamo due cose. We say, don't show your emotions too much. Diciamo, non mostrare le tue emozioni troppo. Keep them under control. Tienili sotto controllo. But not all the time. Ma non sempre. Now you can show them. Adesso puoi mostrarle. So when do we encourage people to show their emotions? Così, quando incoraggiamo le persone di mostrare le loro emozioni? Wedding. At a wedding, yes. Okay. In un matrimonio? When else? A qualcos'altro? Quando mostriamo? Quando incoraggiamo le persone a mostrare le loro emozioni? A funeral. Funeral? In un funerale? At the big milestones in life. Nelle grandi pietre miliari della vita. Birth, marriage, graduation, anniversaries like that. La nascita, la laurea, tutte queste, il matrimonio, il compleanno, la morte. When else? Qualche altro? I'm talking about materialistic society. Adesso ha detto Kirtan Prabhu, sto parlando della società materialistica. But with entertainment, yes.
Ma nell'intrattenimento sì, in generale. And what else? Qualcos'altro? Campionati di calcio. Soccer championship. Yes, oh yes. Sicuramente. Sports. Sport. You can be extremely emotional. Tu puoi essere incredibilmente, mostrare incredibilmente le tue emozioni. Almost crazy. Quasi puoi diventare pazzo. And it is encouraged. E sei incoraggiato. And even societies have their favorite intoxicants. E anche la società ha i suoi intossicanti favoriti. Every society has its favorite intoxicants. Ogni società ha i suoi intossicanti preferiti. That this will give you permission to be emotional. E questo vi darà il permesso di essere emotivi. Because without some time to be emotional, there's no joy in life. Perché senza avere dei momenti in cui essere emotivi non c'è gioia nella vita. Happiness itself is an emotion. La stessa felicità è un'emozione. So where does this come from? Quindi questa da dove viene? That's because it's part of the soul. Questo è perché è parte dell'anima. The soul is not just existence. L'anima non è solo esistenza. Or existence and knowledge. E non è neanche solo esistenza e conoscenza. The soul is existence, knowledge and emotion. L'anima è esistenza, conoscenza e emozioni. And desires. E desideri. How does that work? E quindi come funziona? The spiritual emotions and desires are very different. Le emozioni e i desideri spirituali sono molto differenti. They're not coming from emptiness. Non vengono da un vuoto. And they're not coming from illusion. E non vengono dall'illusione. They're not coming from the modes of material nature. Non vengono dalle influenze della natura materiale. Or some chemical changes in the body. O da qualche cambiamento chimico nel corpo. They're coming from fullness. Vengono dalla pienezza. Someone who's spiritually enlightened. Una persona che è spiritualmente illuminata. Is connected with the supreme spiritual whole called Krishna. È connesso con il tutto supremo chiamato Krishna. And there's a wonderful mantra about Krishna. E c'è un bellissimo mantra per quanto riguarda Krishna. I'm sure many of you know this mantra. Penso che molti di voi conoscete questo mantra. Om Purnam Ada Purnamidam Purnat Purnat Udachite Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vasishite. So Krishna is complete. Questo mantra dice Krishna è completo. And from him come so many other completes. E da lui emanano altre parti complete. You can take the complete away from the complete. Puoi prendere il completo fuori dal completo. And still you have the complete. E ancora tu hai il completo. That is because infinity minus infinity is infinity. Questo perché infinito meno infinito uguale infinito. So when you're actually connected, when you feel that connection with Krishna. Quando realmente senti questa connessione con Krishna. You're in touch with the complete. Sei in contatto col completo. You're filled with infinity. Tu sei riempito di infinito. And as much as you give, there's more. E anche se dai, tanto, c'è ancora di più. So instead of feeling empty. Così invece di sentirti vuoto, you feel like some kind of an underground spring, senti come una sorgente sotto il suolo, that no matter how much water you take, there's still more. Che non importa quanta acqua tu prendi, ce n'è ancora di più. So those emotions are coming from fulfillment. Quindi queste emozioni vengono fuori, si manifestano dalla pienezza. And they're coming from our actual identity. E vengono dalla nostra identità reale. As a spiritual being, come esseri spirituali. Connected with the supreme whole. Connessi col tutto supremo. They are actually experienced by the self. Sono realmente esperiti dal sé. Not just observing, but experiencing. Non solo osservati, ma esperiti. And they're not about taking, they're about giving. E non è niente riguardo al prendere, è qualcosa riguardo al dare. Therefore they're not selfish. Per questo non sono egoistici. They don't lead to anger. Non hanno bisogno di rabbia. Because whether you get something or not doesn't matter. Perché se tu prendi qualcosa o no, non importa. Because you're already full. Perché sei già pieno. If you're already full, it doesn't matter if you get anything externally or not.
Perché se sei veramente pieno non c'è nessun interesse se tu prendi qualcosa o no. So therefore there's no frustration. Quindi non c'è frustrazione. And the expression of these emotions simply help to understand the spiritual connection. E l'espressione di queste emozioni semplicemente aiuta a capire la dimensione spirituale. Instead of the material emotions that cover the spiritual understanding. Al contrario, le emozioni materiali coprono la comprensione spirituale. So how do we awaken these spiritual emotions? E quindi come risvegliare queste emozioni spirituali? Now, this is really interesting. Adesso questo è veramente interessante. So a lot of people have the idea. Così un sacco di persone hanno un'idea. That first I will stop the material emotions and desires. Prima fermerò le mie emozioni materiali e i miei desideri materiali. Come to just thought. Arriverò alla piattaforma del pensiero. Or just existence. O alla piattaforma della sola esistenza. Make everything empty. E farò tutto vuoto. And then I will fill with the spiritual emotions. E dopo lo riempirò di emozioni spirituali. Now that's a bona fide process as taught in the Vedic scriptures. Questo è un processo autorizzato come è detto nelle scritture vediche. It will work. E funzionerà. But it's not a lot of fun. Ma non è tanto divertente. It's very difficult. È molto difficile. It takes a long time. Prende un sacco di tempo. And you have to go through a long period of emptiness. E dovete andare incontro a un lungo periodo di vuoto. Which is not natural for a soul. Che non è naturale per un'anima. So bhakti yoga is a much more natural and easy process. Così il bhakti yoga è un processo più naturale e più semplice. Suppose I had some paint in this cup. Immaginate che in questo bicchiere io avessi un disegno. So I... Una vernice. Okay. So I could take out the paint. Quindi potrei togliere questa vernice. And wash the cup. E lavare questo bicchiere. And have an empty cup. E avere un bicchiere vuoto. And then I could start putting fruit juice in it. E dopo che si è svuotato posso metterci un succo di frutta. We'll put grape juice in it because we're in Italy. Magari metto succo d'uva perché siamo in Italia. Okay. But there's another way I could do it. Ma c'è un altro modo in cui posso fare. I've got the paint in the cup. C'è un po' di vernice dentro il bicchiere. I start pouring in the grape juice. E quindi comincio a mettere uva, succo d'uva. And as I'm pouring it in, e mentre lo sto mettendo, the paint becomes more and more diluted. Questa vernice diventa sempre più diluita. And pretty soon the grape juice washes out the paint. E in un modo molto veloce questo succo di frutta toglierà via la vernice, la laverà via. And I never had to be empty. E così non devo mai essere vuoto. Maybe instead of paint we should use chemical juice, I think. Magari invece di vernice possiamo utilizzare il termine di succo chimico. Yeah, I think we'll do that instead. Sì, penso che farò una. Because you can't drink that. Perché non potete berlo. Si potrebbe bere. Because you can't drink paint. Ma non potete bere la vernice. But you can drink that artificial juice. Ma potete bere un succo artificiale. So let's go back. Così torniamo indietro. Okay, I've got artificial juice in my cup. Così mi hanno dato un succo artificiale nella mia tazza. And instead of dumping it out, invece di buttarlo via, I just start putting real juice in. Allora inizio a mettere un vero succo dentro. So at first it's mixed. Così prima si mischia. And gradually it becomes pure. E gradualmente diventa puro. But I always have something to drink. Però ho sempre qualcosa da bere. I never have an empty cup. Non ho mai un bicchiere vuoto. That is bhakti. Questo è bhakti. That is our process of bhakti. Questo è il nostro processo della bhakti. Start filling our heart and our mind with spiritual emotions. Iniziare a riempire il nostro cuore e la nostra mente di emozioni spirituali. To experience and feel the spiritual emotions.
per iniziare a sentire e sperimentare le emozioni spirituali. And as we start filling our heart with those spiritual emotions, e nel momento in cui iniziamo a riempire il nostro cuore con queste emozioni spirituali, we can understand that we are just an observer for the material emotions. Iniziamo a capire che siamo solo degli osservatori per quanto riguarda le emozioni materiali. They may still come to the body and the mind. Possono ancora magari venire nel corpo e nella mente. But we just observe. Ma siamo solo degli osservatori. Oh, there's anger in the body. Ah, c'è fame nel corpo. Rabbia nel corpo. Hi, anger. Oh, ciao, rabbia. Bye, anger. Bye, bye. We just observe. Siamo solo osservatori. Just like if you're walking through a shop. Così come se state camminando in un negozio verso un negozio. And they are selling television sets. E stanno vendendo delle televisioni. And so many shows are playing. E in queste televisioni stanno andando avanti dei show, dei programmi televisivi. But you don't become emotionally involved. Ma non diventate presi emozionalmente da questi. So for the material emotions, one becomes a neutral observer. Quindi per quanto riguarda le emozioni materiali, uno diventa un neutro osservatore. Oh, that's interesting. Ah, interessante. The modes of material nature. Ah, come si muovono le influenze della natura materiale. Nothing to do with me. Non ha niente a che fare con me. Because within one is experiencing the spiritual emotions. Perché all'interno uno sta sperimentando le emozioni spirituali. So all of the processes of Bhakti Yoga are designed for that purpose. Quindi tutti i processi per quanto riguarda il Bhakti Yoga sono progettati a questo scopo. Chanting the kirtan. Il cantare nel kirtan. Chanting privately on beads. Cantare privatamente in un japa. Worship. L'adorazione. Studying the sacred literature. Studiare le letterature sacre. Can you turn that off? È meglio spegnere. It's a little late. Okay. Just. Okay. We're ending now. Stiamo concludendo adesso. Yes. Troppo tardi. Okay. There, that's better. So this should be our goal. Questo deve essere il nostro scopo. To allow ourselves to feel the spiritual emotions. Permettere a noi stessi di sentire le emozioni spirituali. They're not dangerous like material emotions. Non sono pericolose come le emozioni materiali. Well, they do have one danger. In realtà c'è un pericolo. You won't quite be able to be a materialistic person anymore. Non sarete più in grado di essere delle persone materialistiche più. That might be a little inconvenient in a materialistic society. Questo potrebbe essere un inconveniente nella società materiale. So there is that danger. Quindi sì, c'è questo pericolo. But rather than hurting our intelligence. Ma invece che bloccare la nostra. Aggredire la nostra intelligenza. The spiritual emotions bring all spiritual intelligence. Le emozioni spirituali portano un'intelligenza spirituale. They bring material detachment. Portano distacco materiale. And they bring peace. E portano pace. So we should allow ourselves to become emotionally involved with Krishna. Quindi dobbiamo permettere a noi stessi di diventare occupati emozionalmente verso Krishna. That will awaken our original spiritual identity. Questo risveglierà la nostra natura spirituale. Because we are not just a soul. Perché non siamo solo delle anime. We are a particular individual soul. Siamo un individuo particolare, spirituale. With a particular spiritual personality. Con una particolare personalità spirituale. And by accepting and embracing the spiritual emotions, that individual spiritual personality awakens. E abbracciando, incoraggiando queste emozioni spirituali, la nostra natura spirituale si risveglia. So does anyone have any questions or comments? Così qualcuno di voi ha qualche domanda, qualche commento?
Sì. Sì. Yeah. Oh, you want a mic? Or yes. Nel mondo spirituale è detto che